Allora, adesso facciamo il tappo per la zucca di Halloween, che sarebbe quella. Vediamo come esce. Certo, non è arancio proprio come nella foto, però noi ci accontentiamo. Adesso invece siamo qua, che stiamo pulendo bene dentro la zucca con un cucchiaio, così almeno dopo ci esce perfetto per tagliare, per disegnare il viso. Adesso invece andiamo col ritaglio della faccia, così almeno vediamo se riusciamo a farla non uguale. Ma la foto è mille denti e occhi rossi, più del sangue. Sotto le scale, lo spappolo i cervelli, serpi e ragni. E voleva essere ripresa con una griglia, questa piccola gelosona. Siamo qua ai piani alti, così non c'è rischio. Andiamo a finire di pulire gli ultimi dettagli all'interno. In circa diciamo che ci può assomigliare alla foto. Ecco a voi le zucche concluse.